Mistero, storia ed arte, ovvero la Toscana degli Etruschi. Un popolo affascinante, enigmatico sin dall'antichità, che nonostante i dubbi ancora aperti sulla sua provenienza, di certo dal IX al I secolo a.C. si è stabilito nell'Italia centrale, nel territorio compreso tra l'Arno e il Tevere, fondando una civiltà raffinata e potente, estendendo il proprio dominio dalla Toscana fino alla pianura padana e al Lazio. Esperti di arte, soprattutto funeraria, di terracotta e lavorazione dei metalli, appassionati di musica e banchetti, gli Etruschi hanno lasciato splendide opere artistiche, città e borghi, dove ancora oggi si possono ammirare le impronte del loro passaggio, soprattutto nelle 12 città che costituivano la Dodecapoli etrusca, di cui 6 si trovano in Toscana: Chiusi, Vetulonia, Volterra, Cortona, Arezzo e Fiesole. Anche l'isola del Giglio fu abitata dagli Etruschi, che lì si dedicavano all'escavazione e lavorazione del granito, utilizzato per le proprie costruzioni, i monumenti e le ancore delle loro navi. Sfruttavano i giacimenti di ferro e pirite che c'erano nell'isola e poiché sono stati ritrovati resti di fornaci, si ritiene che gli Etruschi fondessero il metallo sull'isola per poi lavorarlo. Estraevano inoltre l'ocra, necessaria per la preparazione di tinture e per le loro cerimonie sacre. Anche il traffico marittimo era intenso, dimostrato dal ritrovamento di molti relitti di navi etrusche sui fondali dell'isola, contenenti ancora molte anfore. Ed è proprio dagli Etruschi, dalla loro presenza sul territorio isolano, che l'isola del Giglio, perla dell'arcipelago toscano, ha scelto di ripartire per superare traumi e difficoltà psicologiche e di salute causati dall'epidemia del Covid. E lo ha fatto puntando sulla cultura, quale fattore di crescita umana, modello di dialogo tra i popoli e di educazione comportamentale, oltre che di coesione sociale. L'isola etrusca è stato il primo dei 7 festival che il Giglio propone per i prossimi mesi. Il festival, dal 21 al 23 maggio scorso, ha permesso così al Giglio, teatro della vita degli Etruschi, di proporre un'ulteriore conoscenza circa le usanze, il cibo, la musica e le danze di questo straordinario popolo, ma anche di conoscere la loro vita e le battaglie navali fondamentali per il controllo del Mar Tirreno.